Abbiamo riunito in questa importante occasione quelli che sono i simboli del potere medicio, la corona, lo scettro, il toson d'oro di Cosimo I Granduca de' Medici e poi una piccola chicca. Per la prima volta, al di fuori della mia bottega, realizzata alcuni mesi fa, il gran collare del Vasari, una grande onorificenza che fu consegnata dal Papa Pio V proprio per i grandi meriti di questo grande personaggio. A Lucignano i tesori di Cosimo I de' Medici, l'inventore del Granducato. Un'esposizione allestita all'interno del Museo Comunale che vuol rendere omaggio ad una delle figure più emblematiche del Rinascimento italiano, non solo come sovrano illuminato, ma anche come promotore della cultura e dell'arte. Noi abbiamo come missione raccontare la storia della famiglia Medici e farlo in Valdichiana è essenziale. Qui è dove Cosimo ha costruito, ha iniziato a unificare l'intero territorio. È qui che è nato il Granducato di Toscana e oggi lo celebriamo grazie alla lungimiranza di questa amministrazione, grazie alla sindaca Roberta Casini, ma anche grazie al presidente Eugenio Giani che con un bando speciale sta consentendo al nostro museo, come a tante altre realtà, di viaggiare in lungo e in largo nella regione e portare la storia di Cosimo I de' Medici. È una bellezza poter vedere queste opere comunque dentro il nostro museo, che già è un qualcosa di unico di suo, dall'albero d'oro insieme a tutte quante le altre opere. Ed oggi qui abbiamo queste opere meravigliose del Museo de' Medici che richiamano Cosimo I, il Granduca, ma c'è anche un medaglione ricreato dal grandissimo maestro Paolo Penco insieme allo scettro e alla corona di Cosimo I di Vasari, e quindi a Lucignano un po' abbiamo riunito il grande Cosimo I insieme a uno dei suoi artisti maggiori che era Vasari. La mostra resterà aperta sino al 3 novembre 2024.